capitalismo, perché diciamo, l'uomo, l'imprenditore più fortunato del paese, della città, poi quasi con un debito di riconoscenza nei confronti della comunità in cui lui aveva avuto successo, prendeva le redini della squadra e cercava di creare poi competizioni con il paese, con la città vicina. Non a caso anche in questa città il derby è tuttora qualcosa di sentito, di forte. Prima lo era tra Berlusconi e Muratti, diciamo negli ultimi periodi. Oggi le proprietà sono straniere e magari trattiamo dopo l'argomento. Però questa è una dimostrazione di come il romanticismo rischia di perdersi. L'evoluzione ha portato dal mecenatismo a un modello oggi di business diverso. Quando facevo le prime riunioni in Lega io, erano praticamente momenti conviviali in cui io ero un ragazzino, un ragazzo di bottega, però già partecipavo in una Lega che era unita A e Serie B. Ma siccome non c'erano soldi da dividere e quindi non c'era litigiosità, allora il trovarsi era semplicemente affrontare tematiche di carattere regolamentare, ma poi si portava sicuramente tutto a una cena, a un pranzo veramente conviviale. Oggi siamo davanti a un fenomeno che tocca svariati miliardi e di conseguenza è chiaro che il compito del Presidente della Lega, che qui è in modo superlativo rappresentato da Lorenzo, è veramente difficile. Intanto ci penso, mettere insieme 20 teste non è facile. Questa è una dimostrazione di come sia difficile oggi governare il calcio e quindi siamo davanti a un fenomeno che ha dalla sua un'essenza di romanticismo, di fenomeno popolare, però dall'altra si porta verso un fenomeno ormai che è consolidato, un fenomeno di business. E cos'è oggi una società di calcio? Una società di calcio può essere una media company, sì, ma soprattutto una global entertainment company, cioè ormai parliamo di una società di intrattenimento in cui la voce costi e ricavi sono importanti. Quando c'era il mecenatismo, quindi i personaggi che avete scritto poco fa, il risultato sportivo veniva prima di quello che era un equilibrio di bilancio. Il presidente fine anno che chiamava il ragioniere, oggi i title che ci sono in una società di calcio sono immensi, quasi certi anche non traducibili. Allora c'era il ragioniere, che non era altro che il responsabile amministrativo finanziario, il presidente chiamava e diceva, vabbè, quanto Staccava, abbiamo sì. perso? 1,5 miliardi di lire, va bene, ecco qua, tac, si staccava. Oggi, giustamente, per dare un concetto di sostenibilità, bisogna prima creare un budget e creare un obiettivo di rispetto di equilibrio finanziario ed economico e poi badare al risultato sportivo. Quindi c'è stato un cambiamento radicale, siamo davanti purtroppo al fatto che in Italia ci sono tante proprietà straniere, come ho detto, è un tema che affrontiamo dopo. Quindi questo è un po' in sintesi quello che è stato un po' la mia testimonianza da quando Grazie, è molto. assolutamente suggella la presentazione di un altro nuovo lavoro, il quarto che io accompagno nel corso di questi 10 anni, no? Ma che praticamente testimonia quanta passione per il suo lavoro e quanto amore ha Marco verso un mondo assolutamente bello, nel quale io sono immerso da più di 40 anni e quindi ecco, quando nella tua prefazione c'è un po' un'evocazione a riportare quel modello di calcio romantico, diciamo, degli anni 60, 70, 80, che oggi sta scomparendo, ti trovi assolutamente d'accordo. Io, come tu hai sottolineato, ho accompagnato nell'evoluzione di questo fenomeno sicuramente tanti cambiamenti. La prima riflessione che si fa, che devo fare, è che cos'è una squadra di calcio? Perché in realtà dietro le risposte poi c'è tanto. E quindi la squadra di calcio sì, è un fenomeno sportivo, perché evidentemente fa parte di un fenomeno sportivo, fa parte di una disciplina sportiva. È un fenomeno sociale, perché è un fenomeno di forte aggregazione, è un contenitore di tanti valori. È sicuramente oggi un fenomeno di business. Ecco, questo processo evolutivo ha portato oggi, forse come tu hai sottolineato, all'esasperazione, cioè il fatto che abbiamo perso quello che poi è l'essenza, quello che poi è il core business in un termine più moderno, che è il calcio. Il calcio è un gioco, il fatto piacevole di essere insieme, di giocare 11 contro 11, vivere emozioni contrastanti, la vittoria, il pareggio, la sconfitta che ti accompagnano e lasciano un segno. Ecco, io in tutti questi 40 anni sicuramente ho accompagnato questo fenomeno
un cambiamento, diciamo, quasi radicale. Siamo passati da un calcio, sicuramente io non l'ho vissuto, quello degli anni 40, in cui per descrivere un gol ci voleva una raccolta di poesie di Umberto Saba, che nel il gol descrive quello che patisce il portiere che subisce un gol. E siamo arrivati ai giorni d'oggi che la tua esplosione di gioia viene soffocata dal VAR, da uno strumento assolutamente indispensabile, utile, perché è uno strumento tecnico che serve per far diminuire sicuramente gli errori, non è la perfezione, ma siamo davanti a questo fenomeno ormai di grandi cambiamenti. Il mio calcio è iniziato quando ancora i campi erano praticamente nel momento in cui c'era la pioggia, c'era il fango ed era coperto, i campi erano coperti da tanta segatura, quando i giocatori giocavano con gli scarpini praticamente fissi e non mobili come oggi calcolati con il giocatore a, per quanto riguarda una fascia di professionisti di alto livello, a mediamente 20 paia di scarpini a testa, cioè dimostrazione di come c'è stata un'evoluzione anche dal punto di vista tecnico. Era un calcio in cui accanto appunto allo spogliatoio